Buonasera Ilaria Bianchi, benvenuta. Buonasera ragazze, una bianca, una nero, in onore della Juventus, un po' di bianco, un po' di nero, per cercare di dare notizie sulla Juventus. Pedullà da Roma, buonasera Pedullà, capisco adesso l'inquadratura. Da Zaccagni ci sono appuntamenti già fatti o da fare, la Lazio è partita ufficialmente oggi con il piano di lavoro. Aperto del sito. Allora andiamo subito anche dalla difesa, non bassa, perché se li porti dentro l'area ti fanno male. Fai una difesa attiva, intelligente. Michele, oggi ho contattato Chiellini, direttore sportivo ex Pisa. Ho chiesto se ha avuto dei contatti con la Sampdoria per diventare il nuovo direttore dei blu cerchiati, ma secondo lui la situazione ora è un po' prematura. È prematura, stand by. Ilaria. Allora Michele, intanto ti dico che ho contattato il direttore sportivo del Sud Tirol, Paolo Bravo, per sapere a che punto fossero con la conferma di Bisoli per la prossima stagione e mi ha detto che ci sono segnali positivi e ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Gli hai detto bravo per questa stagione? Sì, certo. È stato bravissimo, non bravo, vai! E poi sto cercando di contattare Manuel El Shaarawy, fratello e procuratore di El Shaarawy, per sapere se è vicino a rinnovare il contratto con la Roma. Ma ancora non ho avuto niente, ancora non ho risposta. Aspettiamo tra poco i numeri di Pedullà, le notizie sulla panchina del Napoli. Chiara, siamo a posto. Va bene, dammi una notizia, grazie. Allora, ho contattato Diego Tavano, agente di Bove della Roma. Ho chiesto se ci fossero aggiornamenti per il possibile rinnovo di contratto del suo assistito con la Roma. Ma ci risponde nessuna notizia per ora. Nessuna notizia per ora? Enzo Castagnini, per sapere a che punto sono con la ricerca del nuovo allenatore, e mi ha risposto che per il momento non hanno ancora niente di concreto e non hanno fretta. È una ricerca di un presidente a Brescia, no? Possiamo? Prima di cercare a lei, alla pagina Instagram di Pedullà? Solo a lui. Solo a lui. Benissimo. I tuoi compagni di classe, i professori, ti hanno detto, ma conosci Pedullà? No. Però non ti sei. No. Era scontato. Era scontato. Aria, Chiara, buonanotte. Buonanotte, a domani.